ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, ma soprattutto benvenuti in questo nuovo format dove gireremo in giro per l'Italia, andremo dai creator che parlano di calcio e non solo per chiedergli la loro classifica dei giocatori più forti della Serie A di quest'anno. Yes. Partiamo proprio da qui a Roma, nel campo della YouTuber League, esatto. Col nostro capitano del Milan. No, Daniele. Con noi due nuovi ospiti che non trattano calcio ma gestiscono un negozio di abbigliamento streetwear e molto altro, e sneakers. Sono proprio loro, i ragazzi di Orange 420. Presentatevi. Bella a tutti, ragazzi. Mette il lollo. Siamo qua tutti assieme perché abbiamo registrato anche un bellissimo contenuto che è uscito sul canale di Harry. Siamo qua. È arrivato il momento. Come ve la cavate col calcio? Perché io sono stato appunto nel vostro negozio dove vendete veramente bella roba e... Cioè, avete avuto il pallone d'oro di YouTube al negozio, cioè... Anche contro. Anche contro. Tu dovevi ovviamente vincere per forza. Sì, appunto, noi seguiamo il negozio, abbiamo un sacco di abbigliamento, come hai detto te, figo, street, molto figo, le sneakers, sì. Però abbiamo anche una grandissima passione per il calcio e per una squadra in particolare. Lazio. No. Infatti fammi degli assaggiare. Io avrei detto Lazio così a occhio. No, diciamo appunto per la Roma e quindi... Okay. La magica. Comunque appassionati, seguiamo Curva Sud da sempre. Abbonati e niente. Come vi ho già detto, vi ho chiesto appunto la vostra top 10 di quest'anno, dei giocatori di Serie A che stanno facendo bene. Partiamo subito dalla decima posizione, ragazzi. Vai. Chi vuole iniziare? Chi avete inserito? Chi avete nella vostra top 10? Vado io. Vai, inizia Matt. Ragazzi, il mio primo giocatore che vi chiamo, Baschirotto. Baschirotto! Ci sta. Il macio ci sta. Andiamo avanti. Tenetevi forti, ragazzi. Oh. Perché di Brian ce n'è uno e viene da Nettuno. Briano Cristante. Primo giocatore della Roma non citato. Sapadores. Brian Cristante. Bene, molto curioso. Io invece Sam al decimo posto ho messo l'Oriente del Sassuolo. L'Oriente sta facendo molto bene quest'anno. Giocatore rivelazione del Sassuolo, sta facendo molto bene, quindi merita assolutamente, sì, a prova una menzione in questa classifica di essere inserito. Bene, decima posizione andata. La tua? Beh, giocatori, no, la mia non la voglio dire, forse la dirò in un prossimo video, non lo so, fatemi sapere se vuoi. Sì. Solo la vostra, perché voglio creare un po' di suspense, un po' di curiosità. Grazie anche a noi adesso. Andiamo avanti con la nona posizione di questa classifica. Che giocatore hai messo? Allora, questo è un giocatore per me un po', cioè, di cuore, ti direi. Stefan. El Shaarawy, il faraone. Anche se sta avendo poco spazio, comunque sia, è un giocatore veramente forte. Però per me dovrebbe giocare. Experience, ragazzi. Anche secondo me. Anche a me ha preso un sacco. Da quando era al Padova mi sono innamorato di Shaarawy. Poi è venuto al Milan. C'aveva 11 anni. Pure al Milan. Esatto. Andiamo avanti. E il mio è un grande terzino, ragazzi. Singo. Mamma mia, Singo è da mettere, ragazzi. Fanta media 7. Harry? Io, Sam, al nono posto ho messo un giocatore che andrà effettivamente in Premier League, ovvero Udoge dell'Udinese. Non male. Lui invece un sacco. Bel mostriciattolo. Ok, anche la nona è andata. Ci avviciniamo, saliamo sempre più su. Ottava posizione per Theo Hernandez. Scusi, subito, diretto. Theo Hernandez, ottava posizione. Merda. A parte dei top 10, però ci sono giocatori che quest'anno sono stati molto più forti di lui, almeno in campionato, secondo me. Io metto un grande portierone di quest'anno, Meret. Meret! È pure una promessa italiana, ragazzi. Sì. Quindi è molto importante questo. Vai pure, Harry. Io, come ottava posizione, sono andato a mettere, non per fare un torto a Matt o a Lollo, ma Dybala. No, capisci? Aspettiamo di arrivare sopra, va. Dybala è da top 10, giustamente, perché secondo me è uno dei giocatori più forti della Serie A. Quindi fateci sapere nei commenti se Dybala merita l'ottava o una posizione più sopra. Andiamo alla settima posizione di questa classifica. Chi abbiamo? Smalling.
Smalling. Chris. Cioè, ha messo Smalling, capito? Oh, a milanista. Come si mettessi Franks, capito? Ma ancora questo Franks? No, Franks, ti Io con Geta, allora. Ciao. Io per dire. Io nella settima metto sempre un ragazzo di Napoli che sta difendendo il centrocampo, diciamo così. Lobotka. Lobotka. Sta difendendo le mura di Napoli praticamente. Esatto. Arrivi a Napoli e ti trovi un Lobotka che in dice... mezzo, che ti dice, ti chiede i documenti. È quel classico butta fuori, no? Sì. Basso però grosso che... Io Sam, come settima posizione, ho messo Barella. Barella. Oh, Niccolò. Ragazzi, al Fanta mi sta dando soddisfazione. Sono d'accordo con te, per la prima volta. Barella, sì. Bravo giocatore, merita assolutamente. E infatti, visto che tu l'hai messo, era la settima. Cioè, sì. Sesta. E io l'ho messo alla sesta. Oh, sulla casa sono andati d'accordo io, Matt. Sesta posizione non per Matt, non a caso, Barella. Sì. Merita. Rimaniamo in tema Inter. Il cigno di Sarajevo. Edi! Zeko! Io c'ho ancora quel gol che ha fatto il Milan... Ariad. Sì, Ariad. Ragazzi, io l'ho visto Ariad, vi posso dire forte. Ragazzi, quello col Chelsea. Ha fatto un gol. Mamma mia. Mamma mia, emozioni uniche, passiamo. Cresciuto dove? Nella Roma, ovviamente. Vai pure Harry. Io al sesto posto ti metto Mike Maignan. Giustissimo. Ragazzi, La posizione lo penalizza un po', portiere, cioè ci sono giocatori più forti quest'anno che danno bonus, dai. No, giocatori che, cioè, il portiere è sempre, anche nel pallone d'oro, è difficile che un portiere dovrebbe essere sì, però di più. Vabbè. Andiamo alla top 5 di questa magnifica classifica. Chi hai messo? Chi è posizionato? Abbiamo messo... E qui i nomi iniziano a farsi caldi, perché top 5 esatto. Significa che... Allora, questo però è già uscito. Ok. Quindi è... abbiamo detto il muro. Il muro. Lobotka. Lobotka. Sì. Bene, sì. Quinto posto per me, il nostro capitano, ragazzi. L'avrei messo un po' più su. Sì. Lollo Pellegrini, ovviamente. Lollone. Però deve migliorare, cioè deve riprendersi più che altro. Sì. Deve fare meglio quest'anno. Più continuità. Io invece Sam, alla quinta posizione, è una posizione che ho fatto per rendimento questa qua. Se avessi potuto farla per i miei preferiti probabilmente era primo, però quinto posto devo mettere Rafa Leao. Mi duole dirlo però... Un quinto posto per Leao un po' inaspettato. Dire le cose come stanno, secondo me. Cioè, t'ha messo quinto, t'ha messo, cioè, non è normale. No, va bene. Secondo me è quinto posto, Manello. E infatti io l'ho messo al quarto. Al quarto posto. Pensa che l'ho messo anche io al quarto. Al quarto posto. Quinto, quarto. Andiamo abbastanza condiviso comunque. Cioè, sì, quarto. Sì. Adesso comunque si dà comunque le prime, perché il talento è un discusso. Sì. Invece te, Harry? Quarto posto, un altro componente della mia squadra del cuore, nonché compagno di Leao, vado a mettere Teo. Turner. Meritato. Secondo me è meritato, Teo. Quindi manca la top 3. I tamburi. Rullo di tamburi, signori. Perché ci siamo arrivati alla top 3 della vostra classifica dei giocatori più forti di quest'anno. Vai. Tu già mi guardi, io so. Per me Osimhen. Osimhen al top 3. Osimhen terzo. Terzo, sì. Bene. Nonno. Io Kvaratskhelia. Kvaratskhelia terzo. Sì. Io ti dico, Sam, ho messo un giocatore della rivale del Milan, ovvero l'Inter, e ti dico Lautaro. Lautaro Martinez. Ah! Lautaro, gran attaccante. Se tu dovessi dirmi quale giocatore ruberesti all'Inter, ti dico Lautaro. Lautaro. Al Milan ce lo vedresti bene? Al Milan no, però come... Sì. A me piace un sacco Lautaro. Mi ricordo è quel tipo di attaccante tipo Agüero. Sì. È molto simile. È un toretto. È un toretto, lo vedi... Mi piaceva, ovviamente Tevez, Carlitos. Bene. Ci avviciniamo, ragazzi. Primi due posti. E qua i giocatori ne sono rimasti, ragazzi, ne sono rimasti e anche tanti. Io qui sono andato. Prego. Di cuore. Forza magica. La premessa per non farsi insultare. No, però c'è anche il fatto che secondo me da solo, cioè, a parte lui che è fortissimo e tutto quanto, e da solo riesce a mandare avanti una squadra. Quindi vi dico Paolo Dybala, ragazzi. Paolo Dybala. E quest'anno, se analizziamo questo campionato soltanto,
per me nella Roma merita la seconda posizione. E sono d'accordo con te. Dybala, dove lo piazziamo te? Secondo, no. Lo piazzo quello secondo anch'io, Paolo. Vale, devi considerare tutto, capito? Harry? Alla seconda posizione ti metto Victor Osimhen. Victor Osimhen alla seconda posizione. Attaccante devastante. E qua ci sono stati un po' di fatemi sapere se siete d'accordo. Fino a qua attaccanti di quest'anno, sì, sì. A livello europeo. Che però è così forte perché secondo te? Perché c'è un giocatore accanto che secondo me merita la prima posizione. A proposito di prima posizione, chi sono rimasti i giocatori forti, forti? C'è un Giroud, c'è un altro del Napoli, c'è un Lukaku. Ragazzi, qua siamo arrivati alla top, al primo giocatore, ma fuori ne abbiamo lasciati abbastanza. C'è tutto il reparto della Juve che non l'abbiamo calcolato, signori. La Juve di quest'anno è stato un po' un fallimento, tra i giocatori. Pure Vlahovic non è che proprio sta a faville. Forte però secondo più me di Maria, però pure di Maria. Se non dovrei arrivare con i 15 punti in classifica, la Juve è in Champions. Però è che la odiamo. E quindi prima posizione per noi. Chi dici? Kvaratskhelia, signori. Per me Osimhen. Osimhen, signori. E rullo di tamburi. Ecco la top 10 secondo i signori qua di fianco a me di quest'anno. Obiettivi comunque. Non cambiate nulla, vero? Io posso cambiare Zego per Sandrino Tonali se volete, perché Sandrino a me mi ha portato tante soddisfazioni. Skywalker. Curioso. Sì, sì. Questa è stata la vostra top 10 dei giocatori più forti di quest'anno. Adesso vi voglio chiedere due cose. Il primo, l'allenatore che prendereste quest'anno top in Serie A, uno solo. Per secondo, top 3 di Serie A all time. Serie A sempre? Serie A all time. Top 3 giocatori all time di sempre. Top allenatore di quest'anno. Noi José. Per noi José, José. Sicuri? José, non lo cambierei per nessuna cosa al mondo, anche se se ne va via, ti giuro, lui piuttosto. Tu sulla tua panchina chi prenderesti? Ciò che sta dimostrando Luciano. Spalletto. Mamma mia, io lo odio, ragazzi. Odio eterno per quell'uomo. Top 3 Legends. Proprio che per voi. Però Legend Serie A. Serie A, Serie A, okay, Serie A, Serie A. Sì, Serie A. Posso partire io, Sam? Vai. Per quelli che io parlo per quelli che ho visto in azione, quindi lascio fuori gente come Gullit, Matthäus, io non l'ho visto, quindi cioè, un po', anche Maradona per dirti non l'ho visto. Sì, sì, deve essere personale, dai. Esatto. Ronaldo il fenomeno all'Inter io non me lo ricordo benissimo, quindi non te la metto, anche se comunque vuoi vedere il video, cioè hai visto Adriano però. Ho visto il fenomeno Adriano. Top 3 ti vado a mettere Del Piero terzo. Del Piero. Totti secondo. Totti. E il primo Paolo Maldini. Paolo Maldini. Però ragazzi, menzione Shevchenko e Kakà, i miei due idoli. Ok, la mia top 3. Sparamela. Trecina che deve sta. Gullit. Un giocatore, mi vede i video. Comunque l'ho visto fare magie, cose, bomboni da fuori. È un giocatore che mi piace da morire, che mena e fa tutto campo. Sì. E seconda posizione ti dico Ronaldinho. Ronaldinho, Gaucho. E lo metto insieme a Davis. A Davis. Quello là con gli occhiali. Sì, con gli occhialetti, che da piccolo mi ero innamorato della sua corsa. Sì. E prima posizione. Solo lui. Sempre lui, sì. Dai, Francesco. Tu. E niente, vabbè, parlando di aeree, terzo posto, Alex Del Piero. Secondo posto Ronaldinho e primo posto anch'io vi direi Francesco Totti. Benissimo ragazzi, questo è stato la vostra classifica dei migliori giocatori della Serie A di quest'anno e della top 3 Legends all time di Serie A. Io vi ringrazio immensamente per aver espresso il vostro pensiero a livello calcistico su quello che pensate su questi giocatori. È stato un piacere. Harry,
Grazie anche a te. Ragazzuoli, commentate qua sotto se siete d'accordo con la loro classifica e stilate anche una vostra classifica. Fatemi sapere i prossimi content creator da cui dobbiamo andare da loro in tutta Italia per chiedere la loro top 10 di quest'anno. Detto questo, noi ci vediamo ad un prossimo video. Mi raccomando, lasciate like, un commento, iscrivetevi al canale. Da Roma è tutto. Bella, ragazzi. Ciao.